Ciao a tutti amici e bentrovati. Finita la prima qualifying race nella storia della Formula 1, pole position, è assurdo dirlo, ma pole position per Max Verstappen, seconda posizione per Lewis Hamilton che ha avuto una partenza molto sfortunata e poi Paolo Ciccarone mi sembra di aver visto anche una grande Ferrari, o sbaglio? No, hai visto una Ferrari che è partita quarta ed è arrivata quarta. Vabbè, però aveva un bel passo, Paolo, aveva un bel passo. Il passo lungo è ben disteso da questo punto di vista. No, dai, lasciamo perdere. Devo dire che eravamo tutti quanti curiosi di vedere questo format della gara sprint, di sì. Come funziona. Non lo so, io alla fine di questa prima esperienza mi sono visto Fantozzi che sale sul palco e urlante ricorda la corazzata Potemkin. Esatto, ho avuto questa sensazione bella netta, anche perché la sensazione di solito è presente, noi quando andiamo ai simulatori, no? Abbiamo i videogiochi che copiano la realtà, giusto? Sì. Beh, vedere Norris che aveva Alonso nel mirino e Alonso davanti che aveva tutte le freccette con le scritte come se fosse quello il videogioco, beh, la Formula 1 praticamente invece che essere il videogioco a copiare la realtà, è la realtà che ha copiato il videogioco, e questo secondo me è qualcosa di incomprensibile e non riesco a digerirlo. Però d'altronde, se lo scopo di Liberty Media è quello di attirare giovani, nuovi spettatori, appassionati, beh, allora la cultura del videogame, la PlayStation ci sta, e quindi capisco che abbiano deciso di fare un qualcosa del genere. Però Paolo, anche in Formula E l'hanno fatto, se ci pensi, che c'è la musichetta prima del via, tutte queste cose qua, no? È un po' il trend di questo genere di... Ascolta, la musichetta nella Formula E è per la semplice ragione che hanno delle lavatrici e pertanto o fai capire che sta avvenendo il momento topico, se no non te ne accorgi nemmeno. Tra l'altro avevano fatto un esperimento simile anche a Monza con la partenza della gara, e a momenti gli demoliscono la sede del DJ perché le macchine che partono è questo che metteva la musica a palla, gli sono arrivati dietro tanti di quegli accidenti e di quelle scarpate che non ti dico. Praticamente la Formula 1 è un po' come la messa cantata, ci ha messo 70 anni per arrivare a un certo livello perché c'è una certa procedura, c'è una certa consuetudine, e quindi dover stravolgere per forza per cercare qualcuno di nuovo, sì, mi fa capire che essenzialmente è un'operazione di marketing. Liberty Media vende un prodotto, deve portare a casa più soldi possibile, e per portare a casa più soldi deve rendere appetibile questo prodotto. Quindi le nuove generazioni non sono attratte dalle auto, il senso di libertà che avevamo negli anni passati è cambiato, è cambiata la filosofia. E quindi da questo punto di vista si cerca di imporre un qualcosa, sfidarsi con delle macchine, con delle astronavi che tra l'altro sono diventati dei camion, sono lunghe quasi 1,20 m più delle macchine degli anni, cioè sì, parliamo di Michael Schumacher. Il Schumacher lo stiamo usando, ti ha fatto incazzare tantissimo Paolo, sento che sei molto scatenato, cioè, ma ti ha evocato uno scenario che non ti piace proprio di questa Formula 1. Ma sì, allora hanno fatto delle macchine che sono sempre più grosse, hanno creato le macchine nuove che mi sembrano quelle di Super Mario Bros da videogioco, sì, che sono hanno deciso di fare un format nuovo quando l'essenza della Formula 1 era l'uomo che sfidava se stesso su una macchina e contemporaneamente sfidava gli altri, e lo faceva a rischio della sua pelle, metteva in gioco la sua abilità, la sua capacità. In questo modo si svilisce praticamente tutto, perché chiunque da casa vedendo questo videogioco non ha la percezione del rischio, dell'abilità, della capacità che hanno questi esseri umani di pilotare questi mezzi, e pertanto viene meno quella forma di rispetto, perché facendolo diventare un videogioco che posso fare anche nello scantinato quando sono in bagno, mi mette allo stesso livello di Hamilton e Verstappen, pur senza avere le capacità di Hamilton e Verstappen, che magari non ho neanche la patente. E quindi io cosa faccio? Cerco di andare a raccogliere questo pubblico, questo interesse, perché mi deve portare dei soldi. Allora, se il meccanismo è questo, Liberty Media ci è riuscita in pieno, perché sta vendendo un videogioco e quindi è possibile che questo format possa piacere. Ma noi che veniamo da un'altra cultura, da un'altra tradizione, da passioni e da quello che abbiamo visto nel passato, facciamo fatica ad immedesimarci in questa visione di una Formula 1. Era un esperimento, giustamente bisognava provarlo. Però l'unico format che ha funzionato finora era quello delle qualifiche, e me l'hanno stravolto, tanto che paradossalmente il venerdì, che era una giornata morta, con la qualifica il venerdì si è rianimata tutto ad un tratto. E poi la garetta sprint del sabato, beh, abbiamo visto che se sono davanti rimangono lì, non stanno mica lì a diventare matti, a far casino, anzi lo fanno diventare come se fosse un grande warm up per la gara della domenica, se non fosse che sei in parco chiuso non puoi toccare niente, per cui anche qui sono di quelle situazioni un po' complicate. È una Formula 1 in cerca d'autore,
non ha un'anima. Sappiamo cos'era il passato, ma non abbiamo idea di dove andrà in futuro. Le stanno provando tutte e quello che stiamo vedendo, ti ripeto, mi lascia un po' perplesso perché vengo da una forma mentale completamente diversa e ho una visione completamente. Non è detta che la mia visione sia quella giusta e che Ma sia no, quella certo. assoluta. È una visione di uno che ha visto le corse, le ha seguite. Ha visto il bello e il brutto di questo mondo, non solo della Formula 1, ma anche delle altre categorie, e vedere sta deriva qui mi lascia molto più perplesso, Non lo so, ecco, sai per cosa? cui. A me sembra troppo lunga. A me è sembrata troppo lunga questa gara. Cioè, 17 giri, ci mettono un po' a farli e soprattutto svelano tanto le carte per quanto riguarda l'usura dei pneumatici. Per Sì, ma cui, perché hai visto poi a fine gara, sono andati tutti a vedere quanto hanno consumato, eccetera. Svela troppo sì. le carte relativamente alla gara, questa cosa. E quindi. Esatto, e nel momento in cui io vedo una roba del genere, domenica, secondo te, io vado con l'ansia di sapere se la Sì, qualifica l'ha certo. azzeccata o non giro che cosa? No, da questo No, punto secondo di me vista. durasse, a posto di 17, durasse 5-6 giri, allora lì magari te la devi giocare ancora di più, devi prenderti ancora No, più no, rischi, no, no, eccetera. Perché no, è qui dici? che è per la semplice ragione che il format televisivo è impostato sulla mezz'ora ed ecco Lo so, perché si fanno le certo. gare di mezz'ora. Quindi i 5-6 giri, che sarebbe stata anche la cosa logica, fare una super qualifica dentro tutti, viene vanificata dal format televisivo ed essendo un format televisivo da piazzare, ecco che lo slot è quello dei 30 minuti perché funziona così con le televisioni, lo sai meglio di me. Anzi, sarebbero 24 minuti più 6 di pubblicità e qui hanno fatto il 24 e 24 e il 48, ovvero la fase iniziale, la gara, più le premiazioni dopo. Poi No, ma capisco, infatti secondo me quella corona d'alloro. scusa Paolo, la vera cosa che manca è esattamente quella lì, cioè quella che abbiamo visto è stata una mini gara realmente, per cui non dà la suspense della qualifica e poi diciamo che toglie, è pornografica nei confronti della gara della domenica, ecco, quindi non lo so, c'è qualcosa da rivedere in questa cosa, però in assoluto l'idea non è male, perché poi vedi anche gente che si prende dei rischi tipo Alonso, che secondo me ha fatto una mini gara straordinaria, che insomma tutto sommato ti fanno anche godere di questi momenti, no? Quindi c'è stato qualcosa di positivo, dai, tiriamo fuori le positività di questa Allora, giornata. positività il venerdì che viene valorizzato e quindi le qualifiche al venerdì sono importanti, però sarebbe stato bello fare magari una qualifica al venerdì, una qualifica al sabato, facevi somma di tempi o ti inventavi qualcosa per cui veniva fatta. Il sabato chi va in pista vede gara 1 come se fa praticamente con la Formula 2. E quindi hai questo qualcosa in più, però io mi metto anche nei panni di quello che paga. Di solito uno pagava, andava il venerdì, spendeva poco, vedeva un'ora e mezza al mattino, un'ora e mezza al pomeriggio, vedeva girare le macchine. Adesso vedi soltanto un'oretta al mattino e qualcosa al pomeriggio, fine. Stessa roba il sabato che pagavi al mattino e vedevi le qualifiche al pomeriggio e quindi avevi un po' di roba e poi la domenica è soltanto la gara. Il problema è che qui stanno pensando a risparmiare loro, però il prezzo del biglietto non è che poi sia calato nei confronti degli spettatori, perché si pensa al Formula 1 che deve girare di meno per risparmiare e ricordo un'inchiesta di Automoto in cui avevamo calcolato tra i 7 e gli 8 mila euro al chilometro, una Formula 1 quindi è molto cara da questo punto di vista, Certo. però il poveraccio che va là in tribuna e che deve praticamente pagarsi il biglietto non è che gli fanno lo sconto perché vede meno No, roba, no, certo. anzi sono aumentati i prezzi a veramente a livelli incredibili, quindi è tutto un misto, è tutto un qualcosa ancora da definire, da sgrezzare, da mettere in ordine e vedere un pochino in che direzione andrà, Bisogna anche ecco. capire se c'è realmente la necessità di cambiare, non so come dirti. Cioè, questa va capita, adesso lo faranno 2 o 3 tentativi e poi penso che tireranno le somme e cercheranno di capire A come muoversi e B se effettivamente questa cosa è piaciuta. È un tentativo, stanno provando insomma a fare delle cose diverse e comunque il risultato per la qualifica di domani è intanto il fatto che Verstappen si è beccato dei punti che comunque gli fanno comodo Sì, in chiave campionato. esatto, e questo crea una discriminante per cui se per esempio Hamilton avesse avuto un problema, si trovava con 3 punti di distacco e non era praticamente una bella cosa. Cioè, hanno cercato di rendere il weekend completo di tutto, però poi alla fine, non lo so, ecco, ti dico, sono abbastanza perplesso. La cosa incredibile è il pubblico a Silverstone, Hai visto quanti tantissima ce n'erano? gente. Mamma mia, Tutto pazzesco. esaurito, sembrava di essere tornati ai tempi d'oro dell'automobilismo britannico. Bellissimo sentire le urla del pubblico con i loro beniamini.
E ti dirò, mi piacerebbe vedere a Monza che tutti quanti quando passa Giovinazzi si mettano Sì, è a urlare per un vero. pilota italiano, mentre invece quando passa Giovinazzi c'è gente che si mette il dito nel naso, ma non Giovinazzi, l'hanno fatto con Trulli, Sì, Fisichella, con tutti certo. quanti gli altri. Cioè, se sei vestito di rosso va bene il tifo, caso contrario ti fischiano oppure ti ignorano. In Inghilterra invece i loro beniamini li hanno applauditi e questo è stato molto ma molto bello, ecco, da questo punto Vabbè, di c'è una vista. cultura del motorsport molto diversa dalla nostra, no? Per Sì, ma cui. soprattutto è molto diversa dal calcio inglese, per cui come vedi abbiamo ancora qualcosa da imparare da questo punto di Ma vista. sì, non c'è dubbio. Va bene, comunque, diciamo per domani mi sembra di capire che le gomme saranno comunque un tema importante. Questa Sì, pista anche qua è perché, bastarda nei confronti delle gomme, ce sì, l'hanno fatto anche perché vedere. stranamente Ferrari non ha consumato molto, mentre invece Mercedes, tra l'altro Bottas ha corso con le soft, con le morbide, non ha avuto i problemi di blistering che ha avuto invece Hamilton, che aveva anche Verstappen. Sì, è sempre stato in Quindi, scia, è sempre stato in scia di in sia, è sempre stato in zona Verstappen sì, fondamentalmente, quindi esatto. diciamo che ha lavorato molto sulle gomme, però in effetti c'è questa Però discrepanza. abbiamo visto una Mercedes con gomme morbide che non teneva il passo di una Red Bull con le gomme medie. Ecco, per cui. E poi sto fatto di dire a Perez ritiriamo la macchina, Vabbè, ottieni così era almeno. indietrissimo, ci sta anche che gli facciano la macchina nuova, Paolo, dai, gli danno una controllata e Sì, vedono com'è. Tanto appunto. partire 20, 20, 22esimo, cos'è? Esatto, quindi vuol dire che Ventesimo, qualcuno dal punto di vista strategico ha capito dove andare a mettere le mani e quindi anche qui è interessante capire quali sono le prospettive che si aprono e le strategie e tutte le varie opzioni. Ecco, per cui ti dico, è un qualcosa che volevano sperimentare, l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo visto, va bene così. Corazzata Potionkin e via andare, dici tu. Per me sì, poi Anche a me è ti sembrata dico. un po' una corazzata Potionkin, anche se appunto in realtà se fosse stata più corta, al posto di 17 fare 7-8 giri al massimo, capisco il discorso dei tempi televisivi, ma è stato quello il problema secondo me, è troppo lunga questa gara e svela troppo le carte, e questo è un problema. Penso un pochino con le carte svelate che dobbiamo farci un Gran Premio di quasi 2 ore e che cosa andremo Eh incontro. sì, ma infatti è quello. Va bene, Paolo, grazie intanto, poi vabbè non abbiamo analizzato molto quello che è successo nella, diciamo, No, anche nella... perché Verstappen pronti via è andato, le Mercedes sono rimaste dietro, Leclerc era lì, le McLaren con Norris e Comunque la Ferrari è un Ricciardo bel sono. passo, eh? Non è brutto il passo della Ferrari. No, assolutamente si pensava peggio, invece hanno recuperato bene. Vettel ha guadagnato 2 posizioni, Alonso, Alonso grazie alla scelta delle straordinario, gomme morbide, ha straordinario. tirato fuori una serie di sorpassi e si è piazzato lì. Però se la situazione è questa, vedremo un pochino domani cosa succede. Sembrava Raikkonen a Portimão un paio d'anni fa, ti ricordi? Sì, esatto, 13° Kimi e 15° Giovinazzi, per cui Adesso bisognerà diciamo capire, c'è una cosa Paolo, per loro non è cambiato molto, ecco. adesso bisognerà capire a livello regolamentare cosa succede a Russell, perché sicuramente gli daranno una penalità e bisogna capire se gli danno i 5 secondi nella microgara o se lo arretrano in qualifica, hai capito? Quindi anche lì diciamo che si apre uno scenario diverso rispetto al passato, hai capito cosa intendo? Vabbè, sì, senza dubbio, per cui ti Perché dico se gli il danno weekend di 5 gara. secondi va indietro di 200 posizioni, se invece gli dicono ti diamo 3 posizioni magari è già diverso il discorso, no? Hai capito cosa intendo? Quindi Sì, anche lì esatto. bisognerà capire anche da un punto di vista regolamentare come si muoveranno i commissari che questa volta tra l'altro sono anche rappresentati da Pirro, no? Quindi tutto sommato insomma, abbiamo anche una rappresentanza italiana all'interno dei Marshall che giudicano poi questa gara. Esatto. Va bene, poi Boh, vedremo, vedremo. insomma, vediamo domani Russell dove lo infilano e niente, Paolo, ci sentiamo magari domani sera e cerchiamo di trarre un po' Dai, di vediamo conclusioni. A se... Esatto, va presto, bene. ciao! Ciao, ciao.